Logos Web Radio. Benvenuti su Logos Web Radio. In questa puntata di Scrusciu, Disturba il Silenzio, avremo come ospite Nando Dalla Chiesa, scrittore, sociologo e politico, è professore associato di sociologia della criminalità organizzata presso l'Università degli Studi di Milano, nonché presidente onorario di Libera, l'associazione contro le mafie fondata da Don Luigi Ciotti. Lo abbiamo intervistato durante il seminario Mafia Antimafia, edizione 2012, che si tiene nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna. Nando Dalla Chiesa ci ha parlato delle infiltrazioni mafiose nel nord Italia, dello stereotipo del mafioso e del ruolo positivo e negativo dell'informazione. Molte sono le infiltrazioni mafiose nel nord Italia, specialmente da parte della 'Ndrangheta, in provincia di Milano, Torino, Genova, Imperia e molte altre realtà. Vi sono delle differenze nella modalità di infiltrazione e di azione sul territorio tra il nord e il sud Italia? Direi nel sud c'è una presenza storica, quindi non è più un problema di infiltrazione, è un radicamento che deve essere gestito contrapponendosi direttamente alle istituzioni dello Stato. Nel nord c'è una penetrazione silenziosa che cerca di non farsi notare per poi materializzarsi d'improvviso quando diventa molto più difficile combatterla. Questa tecnica è una tecnica velenosa perché il corpo sociale si trova improvvisamente avvelenato senza essersene reso conto prima di quello che accadeva. Naturalmente poi le tecniche cambiano perché in certi casi la nascita di un gruppo mafioso, di un 'ndranghetista forte è dovuta alla presenza di un soggiornante obbligato, di un boss di prestigio mandato al soggiorno obbligato. Altre volte invece è dovuto alla capacità di inserirsi in lavori con le proprie imprese edili, con il proprio movimento terra, là dove ci sono delle aree in costruzione e si arriva perché si sa che lì ci saranno delle opportunità. Lo stereotipo del mafioso oggi è quello del manager in giacca e cravatta all'interno delle imprese o delle ditte statali, un uomo d'affari che gira per il mondo e magari parla anche lingue straniere. È fondato questo stereotipo o è un'immagine fasulla e magari anche deviante? È deviante perché è chiaro che la mafia usa questo tipo di persone, ma i mafiosi non sono così. Possiamo avere il mafioso istruito, elegante, che frequenta il bel mondo, ma questo c'è sempre stato. C'è sempre stato anche negli anni 50, negli anni 70, quelli che frequentavano i salotti, che si vestivano all'ultima moda, che sembravano elementi della borghesia palermitana. Ma fondamentalmente il mafioso è un signore che ha bassa istruzione, che non parla le lingue, magari usa anche Skype, però bisogna vedere come parla su Skype. Certo, ha i soldi per procurarsi professionisti che lo aiutino a districarsi in un mondo che presenta delle specificità ostili, ma non è uno che padroneggi di finanza. Poi ci sono anche quelli che lo sanno fare, ma i gruppi che abbiamo studiato, osservato, anche quando guardiamo le famose seconde generazioni, troviamo ragazzi che sono il ritratto papale dei genitori, magari le ragazze hanno qualche abito firmato in più. L'informazione è un'arma attraverso la quale giornalisti e scrittori denunciano il fenomeno mafioso. Vi è un altro tipo di informazione che invece è funzionale al potere mafioso. Di che tipo di informazione si tratta? Quella di cui c'è bisogno o informazione che produca una conoscenza da parte del pubblico dei risultati che sono stati ottenuti con le indagini, con gli studi, con tutto ciò che gli strumenti della ricerca ci mettono a disposizione. Un esercito non può essere combattuto se non lo si conosce, questa è la prima regola. Poi c'è un'informazione che viene condizionata certo dalla mafia, la quale non dice mai dite viva la mafia, ma cerca di far passare per innocente una persona che è invece un mafioso di spicco, cerca di attaccare i magistrati che indagano sulla mafia mettendo in luce le loro debolezze o professionali o addirittura a volte della vita privata. La mafia usa le informazioni in questo modo, o screditando i processi, cioè abbiamo visto grandi magistrati screditati tutta la vita da un'informazione che se oggi le dicessimo che ha fatto il gioco della mafia si offenderebbe moltissimo. Grazie mille. Prego, buon lavoro. L'intervista è stata curata da Lucio Cipollari. Un saluto da Lucio Cipollari. Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.